tutti amici e bentornati sul canale. Bene, quest'oggi, come potete vedere, parleremo della una delle nuove creazioni della Exo 6, questa favolosa azienda capitanata da Nanjin Tam, che saluto. Ciao Nanjin, congratulations for this. E quest'oggi, come potete leggere dalla scatola, parleremo di uno dei personaggi più iconici, uno dei villain o villain, non mi ricordo come la pronuncia, più spettacolari sotto certi aspetti, più carismatici visti nella serie televisiva Star Trek The Next Generation, la vera spina nel fianco del capitano Picard. Sto parlando, per l'appunto, del giudice Q. Q è un personaggio molto particolare perché è stato visto fin dagli esordi, quindi fin dalla prima puntata della serie, ed è stato anche quello che ha chiuso il ciclo apparendo nell'ultima puntata, inframmezzato ovviamente con apparizioni in alcuni episodi. Ma prima di proseguire voglio fare un saluto agli amici della redazione di Extra Track. Ciao a tutti amici, vi ricordo che Extra Track è un sito web capitanato dal grande Claudio Finazzi insieme a tutti gli altri ragazzi della redazione, di cui faccio parte in piccolo anche io, con una piccola rubrica dedicata al modellismo della fantascienza, e che si occupa ovviamente appunto di fantascienza, ma particolarmente mirata verso il mondo di Star Trek. È composto da un sito web, da un canale YouTube a cui vi invito ad iscrivervi, e inoltre è presente in praticamente tutte le piattaforme esistenti sul web, quindi cercateci su tutto quanto il panorama di internet. Bene, dopo questa piccola divagazione continuiamo a parlare di Q. Q, come vi dicevo, un personaggio abbastanza particolare, un carattere tutto suo, molto dispettoso se vogliamo sotto certi aspetti. È un personaggio che poteva essere, secondo me, sfruttato anche in maniera migliore, nel senso farlo apparire in più puntate, perché comunque alla fine, anche se è apparso non tantissimo, anche se nemmeno poco, è presente ma non in maniera continua, mentre invece, come abbiamo visto anche nel seguito che c'è stato grazie alla serie di Star Trek Picard, è stato tutto sommato il fulcro di tutta l'avventura vissuta dall'equipaggio dell'Enterprise D, in quanto tutta la sua tutte le sue peripezie, tutta l'avventura vissuta appunto dagli uomini dell'Enterprise D, alla fine erano in qualche modo, non dico un volere di Q, ma un modo di Q per mettere alla prova l'umanità attraverso un percorso, se vogliamo, no? In cui lui ogni tanto appariva per mettere un giudizio, una specie di tirare le somme per far capire all'umanità quali erano i suoi limiti, ma anche quali erano le sue potenzialità. Un personaggio che a me personalmente piace molto in tutte le sue versioni, sia quando appare nella sua veste di giudice, appunto, come è il caso della figure che andiamo ad analizzare oggi, sia quando appariva con le vesti di ufficiale della flotta, cosa che faceva molto irritare l'equipaggio, a cominciare dal capitano Picard, ma che comunque faceva parte appunto della sua natura un po' così goliardica, perché tutto sommato, anche se delle volte ha creato problemi anche molto seri, è un personaggio che in realtà amava molto Picard e l'Enterprise, perché anche se li metteva di fronte a delle prove molto dure, poi alla fine comunque cercava di dargli una mano nel limite sempre di quello che era possibile, senza farsi troppo notare, Allora, questa figure, come vi dicevo, è prodotta dalla Exo 6, è una società, possiamo definirla americo-cinese sotto certi aspetti, perché comunque, anche se fa base negli Stati Uniti a livello di azienda, in realtà poi è presente come stabilimenti proprio nell'Asia, quindi in Cina. E questo comporta il fatto che per le spedizioni ovviamente ci vuole un po' più di tempo, in quanto
parte tutto da lì e come ben sappiamo, vista la situazione del Covid, le cose non viaggiano proprio molto molto velocemente, anche se devo dire che nel mio caso comunque non è stato nemmeno troppo male, ce l'abbiamo fatta con circa 3 settimane, quindi non è male. Oh, questa è la prima volta che acquisto una figure direttamente dal sito della Exo6 e devo dire che le mie paure erano soprattutto relative a quanto potesse costare poi eventualmente un dazio doganale, un'importazione così, eccetera, visto che già il valore della figure in sé supera le 200 euro. Chiaramente il costo della figura era già stato pagato prima della spedizione. Quando arriva però a destinazione c'è sempre il rischio di costi che fanno un po' lievitare il tutto. Devo dire che questa volta la cosa è andata discretamente bene, in quanto quando sono andato a ritirarlo all'ufficio postale, in quanto l'ultima fase del viaggio passa attraverso le poste italiane, ho pagato solo 7,28 euro di dazi doganali, quindi alla fine devo dire che è una cosa fattibile, molto conveniente. E come dicevamo anche appunto sui vari articoli proposti sul sito Extra Track, acquistarlo su dei negozi italiani dove magari viene importato anche in numeri di pezzi superiori chiaramente alla singola unità, dovrebbe in qualche modo garantire un certo livello di economia, no? Quindi un prezzo concorrenziale, seppur con il guadagno per il negoziante. Purtroppo tuttavia molto spesso accade che queste figure abbiano un prezzo diciamo superiore di almeno un centinaio di euro, se non più, rispetto a quello che si paga appunto tramite il sito ufficiale. Quindi ragazzi, il mio consiglio è compratelo sul sito ufficiale della Exo6. Ovviamente nel caso dei prodotti andati sold out è più difficile trovarli lì, perché sì, ogni tanto vengono proposti come acquisto immediato su questo sito delle figure ancora non vendute durante i vari pre-order, però normalmente spariscono, come nel caso di Data, nell'arco di qualche ora se non meno. Quindi io per esempio non sono riuscito, nonostante guardassi tutti i giorni lì, ad acquistarla, perché è stata messa in acquisto immediato proprio nel momento in cui qui in Italia era notte, quindi io dormivo, e è andata diciamo venduta rapidissimamente. Quindi diciamo il Data in versione primo contatto me lo posso anche scordare, a meno che io non sia disposto a spendere diverse centinaia di euro in più, cosa che al momento sinceramente non sono, anche perché vorrei puntare a fare l'equipaggio TNG, quindi la versione con le classiche divise in rosso e nere, ok? Quindi per quelle sicuramente acquisterò tutto direttamente in fase di pre-order. Smettiamo di parlare così tanto e diamo subito un'occhiata a questa figure che io ho aspettato di aprire proprio con voi, quindi non so come si presenterà all'interno. Il pacco, come potete vedere, ha alcune ammaccature dovute al viaggio, perché purtroppo, per quanto la Exo 6 cerchi di confezionare bene, ma far viaggiare un singolo pacco ovviamente lo rende più delicato rispetto che ai pacchi stivati in scatoloni più grandi destinati magari ai commercianti. Però speriamo insomma che non ci siano troppi guai una volta aperto. Allora, vediamo. Ecco, come vedete, la confezione è ben protetta sugli angoli, ha sempre questi angoletti di rinforzo che adesso rimuoviamo. Questa è un'ottima cosa perché comunque dà una certa rigidità al tutto e dovrebbe far arrivare appunto le confezioni senza danni troppo elevati. Ecco qua, chiaramente dentro ci sono anche gli angoletti posti sul fondo. Adesso spostiamo di lato ovviamente la brown box, come viene chiamata in gergo dai collezionisti, e andiamo a visionare la confezione che contiene la figure.
Eccola qua. Questa è la confezione che contiene l'action figure del giudice Q. Come potete vedere già dalle immagini di, diciamo, di copertina, questa figure riprende in maniera spettacolare il viso di John DeLancey, l'attore che interpreta appunto il personaggio di Q nella serie. Possiamo già ammirare il livello di dettaglio da questa foto, perché questa è una foto non del personaggio ripresa in televisione, ma proprio dell'action figure. E come potete vedere, la stoffa ha un livello di trama molto molto fine, molto molto in scala, se vogliamo, proprio con quella del diciamo della vesti usate durante le riprese. Quindi questo denota una certa ricerca di dettaglio, di qualità del dettaglio da parte dell'azienda Exo 6. Anche stesso il viso dipinto, se guardate questa foto, potete notare che dà un'impressione di realismo assoluto, come se fosse realmente una persona viva. Anche gli occhi, guardate la lucentezza degli occhi. Ovviamente poi lo ammireremo meglio aprendo adesso la figure. Possiamo notarlo anche dal livello di dettaglio della collana, che è replicata veramente in maniera spettacolare. La confezione presenta questa immagine, diciamo il disegno del capitano Picard, riporta la scritta giudice Q, la scala di riferimento della figura, che è in 1 a 6, è destinato a persone da 15 anni in su. Lateralmente possiamo notare un disegno dell'equipaggio dell'Enterprise D, quasi al completo. Purtroppo qui la scatola risulta un pochino acciaccata, vedete? Perché evidentemente ha subito una compressione. Speriamo non abbia danneggiato nulla all'interno. E questa è la parte posteriore, dove appunto vengono elencati il contenuto della confezione. Ci dice che ha la figura in 1 a 6, ci dice che la testa è scolpita con una somiglianza incredibile appunto a quella di John DeLancey. A tutti i vari livelli di dettaglio della, diciamo, della collana, perfettamente riprodotti, al molte mani intercambiabili e la base di supporto. Quindi diciamo è un prodotto completo che ci consente di posizionare Q in tutte le pose che abbiamo visto durante l'episodio. Ovviamente, vista questa realizzazione, sarebbe anche auspicabile avere da parte di Exo 6 il famoso trono su cui Q appare per fare il suo processo all'umanità durante il primo episodio. Però voci di corridoio fanno presagire qualcosa, chissà, vedremo. Ovviamente ci sono tutte le raccomandazioni, attenzione ai bambini, che chiaramente è un prodotto da collezione, eccetera eccetera, quindi non è un prodotto per giocarci ma da esporre. Vediamo appunto il copyright per 2021 CBS Studios, tutti i marchi registrati e così via. Da quest'altro lato c'è il logo Starfleet Museum, United Federation on Planet, che è il logo usato appunto da Nanjin Tam per questa serie di action figure. E poi possiamo vedere la parte superiore, che praticamente riporta scritto The Next Generation Star Trek, e c'è appunto il disegno del capitano Picard, e il lato invece inferiore, che praticamente non riporta nulla. Bene, a questo punto apriamo la confezione e andiamo a visionare l'interno. Allora, la confezione, come vedete, si compone in due parti. Ha un cartone esterno che protegge il tutto, estraibile, e all'interno troviamo una confezione normalmente denominata a vetrina, che consente di vedere appunto l'interno del prodotto, no? Quindi già quello che andremo ad avere tra le mani. Allora, togliamo al momento questa qui che non ci serve e andiamo ad aprire la vetrinetta. Eccola qua.
come potete vedere è ben protetta anche con delle plastiche all'interno. Qui ci sono le mani, questa in particolare è la famosa mano dello schiocco di Cuno, con cui appariva e scompariva o faceva cadere delle cose. C'è la mano per, diciamo, indicare, come vedete. C'è una mano più aperta, eccola qui, per delle pose, diciamo, più quasi di rilassate, no? E c'è una mano a pugno, forse per picchiare qualcuno, non so, ma non mi ricordo che abbia mai picchiato nessuno durante la serie. Qui vediamo la splendida collana che a quanto pare dovremmo applicare noi sulla figure. E qui abbiamo, signore e signori, la figure vera e propria. Ovviamente abbiamo anche i soliti pezzi che compongono la pedana del teletrasporto, quindi la bustina del gel essiccante per non fare, diciamo, per eliminare l'umidità. Qui è la pedana del teletrasporto che fungerà da base da esposizione, e questa è, come dicevo, appunto la collana. Collana che devo dire è veramente veramente bella, ragazzi, veramente ben fatta. Adesso la mireremo meglio addosso a Q, però vi posso anche dire che già così a occhio fa la sua bella figura. È molto leggera, sembra comunque composta quasi in metallo, non sembra proprio plastica, ma dubito che sia metallo, oppure comunque potrebbe essere una lega molto leggera, non so. Sinceramente al tatto non riesco a identificarlo, però dall'aria di quei prodotti da bigiotteria, forse questa è plastica, diciamo, le varie maglie grandi, però le maglie di collegamento potrebbero essere metalliche. Comunque molto molto carina. Troviamo come sempre all'interno ancora il pezzo, mettiamolo un attimo sdraiato, sennò potrebbe cadere, la parte, diciamo, della parte che andrà a sorreggere Q durante l'esposizione. E dietro c'è questa plastica di rinforzo. Che chiaramente non contiene niente, ma serve per rinforzare il tutto in maniera che la figure non subisca danni. Quindi a livello di packaging devo dire che è fatta molto molto bene. Purtroppo qualche lieve ammaccatura nella confezione esterna c'è stata, ma il viaggio è anche molto lungo, peccato, ma poi alla fine quello che ci interessa è il contenuto, non tanto la scatola, anche se per i collezionisti anche avere una scatola integra è importante. Allora, da cosa cominciamo? Beh, direi di cominciare direttamente da Q. Allora andiamo a togliere anche le protezioni qui delle mani. Come vedete, ben protetto fin nelle parti più alte. Ci rivediamo appena ho fatto. Bene amici, eccolo qua, Q in tutto il suo splendore. Ragazzi, non so se a video vi rende molto l'idea, ma vi assicuro che è veramente eccezionale. La cura dei dettagli, oserei dire, a livello maniacale, sia della qualità della stoffa, sia nell'interpretazione dei gesti delle mani, nella cura delle cuciture, cioè veramente è una cosa spettacolare. Guardate la collana, come è stata veramente fatta, riproducendo a livello proprio di dettaglio infinitesimale quello che era visto nella serie TV. Adesso proverò ad ingrandire un po' l'immagine. Guardate ragazzi, è una cosa spettacolare, ma secondo me il punto di forza è il viso, che, come noterete,
è praticamente John Delancey in tutto e per tutto. Ditemi voi se non sembra vivo. È veramente bellissima. Un livello di sculpt e un livello di pittura del viso che oserei dire raggiunge, se non la perfezione, ma ci siamo veramente vicinissimi. Inoltre vorrei farvi vedere il punto di forza di questa action figure. Come ricorderete, per voi che avete seguito la serie TNG, le movenze della testa di John Delancey durante questa interpretazione erano molto particolari. Tendeva molto ad inclinare in avanti il collo per andare a sussurrare qualcosa al capitano Picard, a mettere la testa in maniera un po' piegata lateralmente. Cioè veramente tutta una serie di posizioni proprio che volevano in qualche modo interpretare un personaggio onnipotente, no? Quindi al di sopra di tutto e di tutti. E questo prodotto della Exo 6, devo dire che è riuscita nell'intento di ricreare anche quelle movenze, in particolare per quello che riguarda la testa, grazie all'uso di due joint ball è stato possibile ricreare quel tipo di movimentazione. Ecco, guardate che livello può arrivare. Cioè ragazzi, è veramente una cosa spettacolare. Sembra veramente di vedere John Delancey durante l'episodio. Ragazzi, non so se voi avete mai acquistato una figure della Exo 6 o se avete intenzione di farlo, ma vi assicuro che Q non dovete lasciarvelo scappare, perché è probabilmente la miglior figure realizzata da questa azienda finora. Vedremo come sarà per le successive, dovrebbe essere ormai addirittura d'arrivo Cisco, la Burnham, eccetera, ma vi assicuro che anche se quelle potrebbero usare la medesima, diciamo, tecnologia, questa che ha fatto da Hypervista segna veramente il punto di svolta in queste creazioni, perché è veramente veramente ben fatta. Vedete? Chiaramente è completamente snodabile, come vedete può assumere tutte le pose che voi vogliate. I movimenti sono chiaramente un pochino rigidi, bisogna fargli un minimo di attenzione, ma veramente potete fargli fare tutto. Allora, alcune curiosità tecniche. La veste non è removibile, quindi non provate a spogliarlo, perché comunque rischiereste di rompere il vestito. Non so se siano disponibili o meno dei ricambi, presumo di no, perlomeno al momento non è dichiarata la cosa, quindi è meglio evitare possibili strappi. Exo 6 sembra un'azienda molto seria, quindi probabilmente in caso di danneggiamento accidentale forse riuscirà anche a mandarvi dei ricambi, però è meglio non rischiare, perché al momento la cosa non è molto appurata se sia fattibile o meno. E il vestito qui, per dargli queste spalle così larghe, ha delle imbottiture fatte di materiale spugnoso sintetico. L'elmetto non è removibile, quindi non provate a sfilarlo, perché sotto non troverete
la testa con i suoi capelli, o almeno così credo. Comunque l'ex José ha detto che non è rimovibile, quindi io non proverei. Che altro dire? Il livello della trama del vestito ve l'ho già diciamo annunciato prima, ve lo faccio vedere ancora. Come vedete è veramente in scala, la qualità del tessuto è molto molto buona, questo è veramente di uno spessore minimo e con un livello di dettaglio eccezionale. I bordi sono un pochino più rigidi, ma hanno ugualmente la trama molto molto ben fatta. Anche questo questa estremità diciamo pelosetta alla Babbo Natale è ricreata in maniera molto molto bella, diciamo non presenta parametri fuori scala. Qui addirittura all'interno della tunica, che vogliamo chiamarla così, ripropone tutta una serie di bottoni messi in fila fino giù in fondo. Chiaramente non sono apribili, credo, io comunque non proverò ad aprirli perché potrebbe essere che si danneggi, in quanto è stato detto che non è appunto rimovibile. E diciamo che ha molto dell'abito da prete, visto così, però nel suo complesso è un abito veramente spettacolare. Io purtroppo non ho ancora il dispositivo per girellarlo, come si dice in gergo modellistico e collezionistico, cercherò di farlo manualmente per farvi comunque ammirare le fattezze di questo splendido abito. Ragazzi, vi assicuro che dal vivo è veramente bellissimo, è qualcosa di eccezionale. Anche gli stivali sono ricreati in maniera molto 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 fedele all'originale. È un materiale rigido, plastico, al tatto è leggermente gommoso, ma comunque è plastica rigida. Sotto riporta il marchio Trademarks Copyright 2022 CBS ARR, mi sembra di leggere. Qui vediamo l'interno della manica, come vedete tutto il braccio è completamente vestito. Dietro, se alziamo la tunica, c'è quella nera, quindi non permette di vedere oltre. Qui sotto comunque notiamo che c'è una specie di pantalone che arriva fin su, quindi comunque la figura è completamente vestita. Ed eccolo qui nella sua posa forse più iconica, quella dello schiocco delle dita. Io ho inserito la mano proprio con le fattezze dello schiocco, come potete vedere. Ecco, logicamente se io lo tocco lo mando in terra, ma vi assicuro che poi è possibile posizionarlo bene, perché come vedete qui c'è un supporto dotato di gancetti che opportunamente regolato permetterà alla figure comunque di mantenersi stabilmente esposta in vetrina. Eccolo qui, adesso rivediamo un po' di posizione. Ecco qua. Cosa c'è da aggiungere? Allora, insieme a questa figura ovviamente viene data anche la solita card traslucida in modello L-Cars, no? Come siamo stati abituati a vedere anche nelle altre figure, che in questo caso, sebbene Ecco non sia un personaggio della flotta stellare, ma ne riprende comunque le fattezze appunto dei computer dell'Enterprise D. E c'è scritto Starfleet Museum Archive de Q Continuum e una bella Q grande diciamo al centro in basso. Anche questa è retroilluminabile, volendo vi faccio vedere se spostiamo verso la luce, vedete è traslucida, quindi può essere volendo illuminata. E
è utile nel caso riusciate un giorno ad incontrare John Delancey e farvela firmare in maniera da avere l'autografo poi da posizionare qui davanti alla figure mediante anche l'uso di questi gancetti che troviamo imbustati qua. Ok? Altra cosa da dire è che la pedana su cui poggia la figure chiaramente non riproduce un teletrasporto della flotta stellare, in quanto ovviamente non era uso di cui usarlo, visto che non ne aveva bisogno, ma riproduce, scusate, lo appoggio un attimo lì così, riproduce la trama di quella specie di catena spaziale, di rete spaziale, se vogliamo, che si era vista appunto nel primo episodio e che lui usò per intrappolare l'Enterprise D. Quindi ci sono proprio dei bellissimi riferimenti alla serie. È una pedana fatta molto bene, materiale lucido sopra. Chiaramente era protetto anche questo da una plastica trasparente che ho rimosso, quindi è esente da graffi. E chiaramente una volta esposto in vetrina con questo, otterrà maggior gratificazione il tutto. Bene ragazzi, con questo è tutto, spero che questa figure vi sia piaciuta almeno quanto è piaciuta a me, vi do la mia parola che non vi pentirete di acquistarla se decidete di farlo perché è veramente stupenda. Personalmente non vi ho trovato difetti, secondo me è realizzata veramente in maniera superba, non riesco a trovare un qualcosa per cui debba in qualche modo essere considerata sbagliata o meno, cioè veramente è fatta benissimo. L'unica cosa forse si poteva aggiungere è il fatto di poter togliere in qualche modo la tunica e magari inserire l'uniforme della flotta stellare così come qui era apparso in altri episodi, ma chi lo sa, magari la Exo 6 ha intenzione di far uscire anche una figure con quel tipo di uniforme, chi lo sa, vedremo, vedremo, speriamo, mi piacerebbe molto, quindi Namjitam, if you want, excuse me for my English, if you want, I'd like to have also a queue with the Starfleet uniform, please. Congratulations for this. Bene, dopo questa penosa figura nel mio penoso inglese, cosa possiamo aggiungere? I saluti. Allora, cari amici, vi ricordo di seguire il canale iscrivendovi e attivando la campanella in maniera da non perdere nemmeno un video quando esce. Altresì vi ricordo di visitare la pagina Facebook del canale, l'Andrew Riker Channel, e di mettere un mi piace anche lì. Vi ricordo che siamo presenti sulle piattaforme Instagram e Twitter, a cui vi invito anche lì a iscrivervi cliccando sui pulsanti Segui, dove troverete non solo argomenti inerenti ai video pubblicati, ma anche altri tipi di curiosità dal mondo del collezionismo, del modellismo, della scienza, del cinema e così via. Quindi iscrivetevi, vi aspetto numerosi. Ma mi raccomando, non dimenticate di mettere un like al video oltre all'iscrizione, perché è molto importante per fare in modo che il canale cresca e possa offrirvi in futuro anche altri oggetti bellissimi da vedere e altre collezioni stupende da fare. Mi raccomando, siamo quasi vicini ai 1000 iscritti, quindi diamoci da fare, condividete il video con i vostri amici e invitate tutti ad iscrivervi. Vi aspetto tutti numerosi. Vi ricordo che questo video è fatto in collaborazione con la redazione di Extra Track, che saluto, saluto tutti quanti, saluto tutti gli amici che ci seguono sui vari canali di Extra Track. Vi ricordo che siamo presenti anche con le live in questo periodo inerenti alla serie The Orville. E quindi non mancate anche a questo. Tra poco probabilmente riprenderanno anche le varie live inerenti le nuove, cioè le nuove, sì, anche le nuove serie di Star Trek, perché comunque siamo in attesa che arrivi da noi Star Trek Strange New World. A breve dovrebbero arrivare i nuovi episodi di Star Trek Lower Decks, la serie animata bellissima e spettacolare che invito tutti a seguire perché non è assolutamente per bambini, ma è fantasticamente adatta per gli adulti. Quindi ne abbiamo di carne sul fuoco. Seguiteci, vi aspettiamo numerosi. Per il momento è tutto, vi do appuntamento anche al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi! Lunga vita e prosperità, Mon Capitan!